27 gennaio. Questa è la data che da oltre 10 anni segna in tutta Europa il giorno della memoria, nell'anniversario della liberazione di Auschwitz. La presidenza del Consiglio Comunale di Arezzo organizza una serie di appuntamenti insieme all'Istituto Storico Aretino della Resistenza e dell'Età Contemporanea, alla Biblioteca Città di Arezzo, all'Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano e alla Libera Accademia del Teatro. Si inizia nel pomeriggio di mercoledì 23 gennaio in Palazzo Comunale con l'omaggio al libro di Ettore Finzi e Adelina Foà, al titolo Parole trasparenti. È proprio un diario e un epistolario fra due giovani ebrei italiani che nel 1939 vanno in Palestina, ancora mandato inglese, non è ancora lo Stato di Israele, ma fuggono dalle leggi razziali in Italia e da lì vedono la guerra, che sembra lontana, la guerra europea, le persecuzioni degli ebrei e se lo scrivono in queste lettere. Appendice lunedì 28 gennaio alle 21 al Teatro Pietro Aretino e la mattina successiva per le scuole con lo spettacolo Nata con la stella per la regia di Amina Kovacevic. La vita è tratta dai diari che questa deportata morta ad Auschwitz ha scritto proprio in questo periodo che ha preceduto la sua morte. È uno spettacolo molto avvincente e l'attrice appunto Alessandra è veramente straordinaria, affiancata da Claudia Bombardella, che è una musicista polistrumentista veramente molto sensibile, con la quale abbiamo realizzato anche altri spettacoli su questa tematica, e poi da molti giovani allievi della Libera Accademia del Teatro, altrettanto partecipi e motivati, che danno una levità a questo tema così importante.